Buongiornissimo raga, ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video. Una partita spettacolo, spettacolo all'Etihad Stadium. Spettacolo puro che è andato in scena all'Etihad Stadium, dove il Manchester City ha battuto 2-1 il Liverpool e riaperto il campionato di Premier League, visto che adesso la squadra di Guardiola è andata a meno 4 da quella di Klopp e comunque ha riaperto il campionato, perché comunque a 7 punti sarebbe stato molto più duro. Invece il City ieri sera ci mette veramente l'anima. Un calcio veramente spettacolo, un'intensità incredibile. Forse il Liverpool avrebbe meritato il pareggio, però comunque una partita che poteva finire in qualsiasi modo. Comunque ottima prestazione anche del Liverpool, però ragazzi, il City che passa avanti con Aguero, poi pareggia Firmino e poi Sané trova un gol incredibile per il 2-1. Ragazzi, Sané è un fenomeno. Come ha fatto Löw a non portarlo al mondiale quest'estate? Io veramente sono senza parole, è un giocatore mostruoso Sané, che ti permette di andare in superiorità numerica, che nel finale poi ti porta il pallone alla bandierina e salta sempre Oxlade Chamberlain, che era su quella fascia. Ragazzi, Sané che la porta su anche nel finale e fa passare secondi preziosi al Manchester City di Guardiola. Ma poi nel finale è stato epico, perché con il City sul 2-1 a quel punto la squadra di Guardiola si schiaccia e fa catenaccio, e fa veramente catenaccio. Nonostante il gioco spettacolo sempre impresso da Guardiola, proprio la forza probabilmente di questo allenatore, secondo me il mago del calcio, perché l'allenatore più forte secondo me che abbiamo mai visto, Guardiola, o uno di quelli comunque. E proprio la forza di questo allenatore è anche di adattarsi, perché ieri sera ha giocato gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, con il catenaccio, con il City che ovviamente giocava di contropiede, ma ha giocato col catenaccio. È proprio l'umiltà di questo allenatore di adattarsi anche a un gioco più povero e meno spettacolare ovviamente del tiki-taka, proprio fanno la forza di questo allenatore, e è proprio grazie a questo anche Guardiola vince da tanti anni, grazie a questa umiltà di adattarsi anche a ogni sistema di gioco, per ogni partita e per ogni spezzone di partita e in ogni momento della gara. Proprio questo fanno di Guardiola il migliore allenatore del mondo, secondo me, e continua ad esserlo. Comunque ragazzi, la squadra di Klopp gioca molto bene, soprattutto ieri sera erano al confronto due tattiche di calcio e due idee di calcio molto differenti, perché comunque da una parte il tiki-taka di Guardiola, il possesso palla, e dall'altra parte invece il pressare a tutto campo del Liverpool, ovvero il cercare di recuperare palla appena l'hai persa. Il ritmo incessante c'è stato anche ieri sera, il Liverpool che ha giocato comunque molto molto bene. Poi che dire del City, ragazzi, molto, a parte Sané, molto bene Laporte, che davvero ha fatto da padrone quella fascia e ha sempre disinnescato Mané, perché ragazzi, ieri sera probabilmente Guardiola l'ha vinta anche sulle fasce grazie alla Porta. La Porta veramente ha fatto una partita incredibile, come Stones comunque, insuperabile al centro della difesa. Comunque è stata una partita veramente spettacolare ragazzi. Che ritmo il campionato inglese, che partita, è proprio il bello del calcio, è il Liverpool che attacca, che assalta l'area del City, e il City che fa il catenaccio negli ultimi minuti come se fosse una squadra che si deve salvare all'ultima giornata. Questo è il bello della Premier, questo è il campionato più bello del mondo. Voi ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Secondo voi chi vincerà la Premier League? Fatemelo sapere nel sondaggio legato al video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividete questo video. Appunto, una valanga di mi piace al video. Iscrivetevi e non arrivederci. Ci vediamo al prossimo video.